Un piccolo angolo di paradiso che vive un incubo, Vo' Euganeo, piccolo comune della Bassa Padovana, siamo nel cuore dei Colli Euganei, è l'emblema di come si possa passare da uno stato quasi di grazia alla sensazione spiacevole e allarmante di brancolare letteralmente nel buio. Perché questa cittadina, che conta 3.300 abitanti circa, dove tutti si conoscono, è precipitata nell'incubo coronavirus. Anche noi eravamo qui una settimana fa a raccontare l'eccellenza delle scuole del territorio con i bambini e il loro benessere al centro. Le stesse scuole che ora, con un'ordinanza urgente, sono state chiuse, grazie al ponte di Carnevale lo resteranno fino a mercoledì prossimo compreso. Sconcerta e destabilizza il fatto che fosse di Vo' Euganeo la prima vittima italiana, Adriano Trevisan, padre, fra l'altro, dell'ex sindaca, ricoverato con altri due familiari contagiati, moglie e figlia. Un decesso che ha gettato nello sconforto anzitutto perché ancora non è chiaro come il virus possa aver contagiato e successivamente ucciso quest'uomo, che certo aveva dei problemi di salute, ma nulla a che vedere con quello che è poi successo. Nel frattempo il paese si blinda con un'ordinanza del sindaco Giuliano Martini, che è anche il farmacista di Vo'. Abbiamo adottato delle misure importanti, la chiusura di tutte le attività commerciali, quindi ristorazioni, bar, discoteca, cantine che sono a contatto con il pubblico, e la chiusura delle scuole fino a data a destinarsi. Rimangono aperte solamente quelle attività che sono essenziali per il funzionamento per la sicurezza e il funzionamento, insomma, dei servizi proprio importanti e essenziali per la comunità. Ci sono due controlli a Padova, sono stati trasferiti presso gli infettivi. Siamo in attesa dei risultati di due persone ricoverate, altre cinque persone sono state dimesse questa mattina con, diciamo, esito negativo sulla ricerca del virus. Da quanto so, proprio da notizie confermate poco tempo fa, nell'ospedale di Schiavonia sono risultati tutti i tamponi finora effettuati, sono stati risultati negativi, questa è una notizia positiva. La popolazione qui a Vo' è un po' dispiaciuta chiaramente per l'attività commerciale, però si è adattata bene in questo momento critico e hanno risposto tutti positivamente alle ordinanze che abbiamo emesso questa mattina. Queste le misure di sicurezza: sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, esclusi quelli alimentari e le farmacie, chiusura delle scuole, divieto di spostamento anche per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. Il paese ai piedi dei colli è off limits, anche se restano escluse dal divieto le attività lavorative nei servizi essenziali, come la sanità e ovviamente il telelavoro. A tutta la popolazione di Vo' verrà offerta la possibilità di sottoporsi alla test per il Covid-19. Intanto a Schiavonia l'ospedale è blindato, sono state allestite delle tende d'emergenza all'esterno, tra un padiglione e l'altro, è stato alzato un cordone di sicurezza invalicabile, chiuso il pronto soccorso sia in entrata che in uscita.